sono Strambo e sono un sopravvissore. E oggi questo sarà un video unico, però verrà girato in diversi giorni. E in questo caso andrò a preparare il lievito naturale. Perché, insomma, è da tanto tempo che esiste il pane lievitato. Siccome a me piace molto, volevo imparare pure a farmi il lievito da solo, visto che è possibile. Comunque, gli ingredienti per fare questo lievito qui sono 25 g di farina zero, 25 g di farina integrale, farina zero di grano tenero naturalmente, 25 g di acqua del rubinetto e un cucchiaino di miele, che nel nostro caso farà da starter. E adesso vado a impastare il tutto. Allora, l'impasto, il primo impasto di per sé è facilissimo da fare, perché è un'idratazione abbastanza bassa, del 50%, miele compreso. Qui, come notate, ho tirato fuori una spianatoietta, perché questo tipo di impasto qui ha proprio bisogno di quello che è il mantrugio fisico dell'impasto. Va impastato a mano, diciamo quasi per forza, perché prende i batteri per far partire la lievitazione dall'aria, dall'ambiente circostante. Ora, pure se ho fatto il bagno, anche dalle mani mie prendo un po' di batteri. Ora che ho bevuto tutta l'acqua, mettiamo il tutto nella spianatoia e andiamo amalgamare, che essendo un impasto un po' duretto non vi sporca neanche tantissimo. Poi andremo a pulire meglio la farina che è rimasta nella ciotola. E io per fare questa ricetta qui uso il metodo come lo fa Chef Stefano Barbato, che è un cuoco e uno youtuber molto bravo, e visto che a lui gli è venuto bene questo lievito qui, mi è piaciuto veramente come il look che c'aveva dentro al suo vaso, cioè dei belli alveoli, un bel lievito davvero, anche se usava una farina leggermente diversa. Lo adatto, insomma, a quelle che sono le circostanze che ho io a casa, sia di ingredienti sia di ambiente. Questa roba qui è meglio farla l'estate, perché al lievito gli piace il caldo e per far partire la lievitazione una temperatura di 27 gradi è l'ideale, che è più o meno quelle che ho ora a casa, forse qualcosina meno, ma poco meno. Ora, scusate, sono un po' raffreddato. Facciamo prendere tutta la farina che c'è nella spianatoia e pure quella che c'è nella ciotola. Una cosa che mi è piaciuta della ricetta di Stefano Barbato è che lui
non butta via niente come c'è in altre ricette che si trovano in rete, che iniziano con una quantità più importante sia di farina che di acqua, poi al primo rinfresco vanno a togliere mezzo impasto e vanno ad aggiungere farina e acqua, mentre io in questo impasto qui andrò solamente ad aggiungere fino a che non ci andremo a panificare. Come potete vedere, l'impasto è duretto, come dovrebbe essere. Adesso lo metto in un barattolo di vetro, faccio stare la palletta un po' nel mezzo e lo copro io con un fazzoletto. Lui usava una garza, comunque uno straccio e un elastico. Questo lo metto adesso a riposare per 48 ore prima di fare il primo nutrimento, che lo terrò proprio qui in cucina, in un posto dove non c'è riscontro. Infatti apro la porta e siccome non è che gli piacciono particolarmente le correnti d'aria a lievito, allora è bene fare un pochino d'attenzione se è possibile. Bene, ci vediamo fra 2 giorni per il primo rinfresco. Adesso, dopo 48 ore, andiamo a fare il primo rinfresco. Questo lievito, così, questo embrione di lievito è una pallina di pasta all'interno, scusate, che sembra abbia già incominciato a lavorare, e una crosta piuttosto dura all'esterno. E gli farò il primo rinfresco, 30 grammi di acqua, che vado a mescolare. Una lecca dentro, vado a sciogliere sia l'interno morbido sia la crosta dura. Ora è meglio se la lascio un pochino in bagno e vedete che l'acqua è diventata biancastra. Ora lo lascio riposare una decina di minuti, che si ammorbidisce bene la crosta, poi distruggo la nostra palletta e aggiungo la farina. Qui ci sono 15 grammi di farina zero e 15 grammi di farina integrale. Quindi il nostro primo rinfresco che andiamo a fare sono 60 grammi in tutto, 30 grammi di acqua e 30 grammi di farina. E se avete una farina un po' più forte, va bene lo stesso. C'è chi dice non si usano le farine di forza, c'è chi dice si usano. Io non la uso perché
Al momento non ce l'ho in casa. Poi a me l'impasto misto sia di farina bianca sia un po' di farina integrale mi piace particolarmente. Sa di buono, insomma, io il mio lievito naturale, il lievito madre, lo volevo far partire anche con un po' di farina integrale. Andrò a ridurre lievemente nei prossimi rinfreschi che farò. Ora questo, il primo e il secondo rinfresco, lo faccio con metà farina zero e metà farina integrale. E poi i rinfreschi successivi, quando dovrò rinfrescare ogni 24 ore prima che il lievito sia maturo per essere usato, andrò a ridurre, farò un terzo di farina integrale e due terzi di farina zero. Adesso che si è un po' disciolta la nostra prima palletta, vado a unire la farina. Che poi non importa se restano un po' di grumi sia della crosta sia della farina, anche se un consiglio che vi do quando fate questi lavori è quello di non avere fretta. E adesso vado a unire il tutto. Un pochino. Già una cosa del genere, quando incomincio a fare i fili, vedete i fili? Spero che li vedete, insomma, vuol dire che la pasta, cioè la pasta, il lievito ha fatto la maglia e ci possiamo anche fermare. Una cosa che ho cambiato, ho tolto il fazzoletto, ho messo una garza anch'io per far respirare meglio il lievito. E cosa importante, e apposta mi è piaciuta particolarmente la ricetta di Stefano Barbato, che lui non butta via niente, non toglie lievito e non aggiunge il rinfresco, solamente aggiunge il rinfresco. Secondo me è una cosa molto ben fatta. Adesso ci vedremo fra ancora 48 ore per il secondo rinfresco. E come potete vedere, la garza ha delle maglie che sono molto più larghe del fazzoletto. In questo modo respira meglio. Adesso, dopo 48 ore, andiamo a dare il secondo rinfresco. Io le ho dato una sbrullata oggi pomeriggio e sembra che il nostro lievito stia partendo, e se non lo sminchio nei prossimi giorni, come vedete, a
cominciato a fare qualche bolla dentro. E il secondo rinfresco è 20 g di farina zero, 20 g di farina integrale e 30 g di acqua. Come l'altra volta andiamo ad aggiungere l'acqua prima di tutto, poi a fondo la crosta. Riprendo il mio leccapiatto che avevo prima. Come vedete, un po' lattuginoso. Vedete le bolle? In alto del barattolo cerco di stringere un altro pochino. Questo è il lievito che ha cominciato a lavorare. Adesso lascio il tutto in bagno un quarto d'ora, lo rimescolo di tanto in tanto e poi andrò ad aggiungere la farina. Intanto lo copro con un canovaccio. Ogni 5 minuti, fate conto che sono passati 5 minuti, do una sgrullata così, fino a che non arrivo al quarto d'ora, che cerco di amalgamare meglio che posso con questo leccapentore qui, la parte solida che è rimasta. Dopodiché aggiungerò la farina. Adesso che si è ammorbidito bene, gli do un'ultima mescolata. Si è disciolta tutta la crosta, si è disciolto tutto l'impasto, però anche se ci resta qualche piccolo grumo verrà digerito nelle prossime 48 ore. E vado ad aggiungere i nostri 40 grammi di farina. Una cosa che vi consiglio in questa fase è di pesare gli ingredienti, di non fare a occhio. Un'altra cosa è quella lì di non avere fretta. Poi una cosa che sento mescolando è che questa roba qui c'ha un odore buono, non c'ha quell'odore acetoso di pasta vecchia. E sta promettendo bene, se non lo rovino in futuro. Io penso mi viene un buon lievito. Ecco ora.
Vengo di qua a vedere se ce la faccio a mostrarvi. Qualche piccolo grumo ce l'ha, però sta facendo i fili, che vuol dire che ha sviluppato la sua maglia glutenica e mi posso pure fermare dal mescolarla. Questo praticamente è l'unico scarto, anche di meno se ci riesco, che viene fatto in questa lavorazione. E ora il prossimo rinfresco ce l'avremo fra ancora 48 ore. Ho aggiunto ancora qualche garza, perché a chiuderlo con una è veramente un rompimento di palle. E così lo metto a riposare ancora 48 ore. Adesso partiamo per il terzo rinfresco. Vi faccio vedere, sono andato un po' a fruzzicare la crosta, che è più morbida rispetto alle altre volte. Quindi vado ad aggiungere 25 grammi di acqua. Vado a sciogliere il lievito, stavolta non aspetto. Dopodiché andrò ad aggiungere 50 grammi di farina, che sono esattamente 30 grammi di farina zero e 20 grammi di farina integrale. E questo qui è il terzo rinfresco. Ora, siccome sono andato a ridurre l'acqua e da questo momento in poi è una fase in cui i rinfreschi saranno più frequenti, vado ad aggiungere la farina. Piano. Siccome è cambiata l'idratazione anche, cioè l'impasto un po' più massiccio, più sodo rispetto agli altri due rinfreschi, questo dovrebbe portare il lievito a crescere un po' di più. Ora sono un po' meno di metà baratto. Non c'ha odoracci, e ha preso tutta la farina. Questo è notevolmente più duro delle altre volte. E qui, se tutto va bene, nel rinfresco che farò domani, questo dovrebbe essere
molto, cioè non molto, un po' più grosso. Dovrebbe crescere di qualcosina. Questo è come. Arrivato il nostro lievito. Adesso lo chiudo con una garza e d'ora in poi i rinfreschi saranno più frequenti. Infatti il prossimo rinfresco ci sarà fra 24 ore. Che poi se sono 20 ore, 26 ore, non importa, basta non siano 12 ore o 50 ore, allora qualcosa penso gli cambi. Metto le mie garze, vado a chiudere il barattolo. Ci vediamo domani per il quarto rinfresco. Stasera siamo al quarto rinfresco. In questo quarto rinfresco metterò più farina e meno acqua di quello che ho messo ieri. E dovrò anche cambiare il vasetto perché rispetto a ieri è raddoppiato e penso con questo quarto rinfresco qui andrebbe a traboccare. Allora, la farina ho messo 40 grammi di farina tipo 0, 20 grammi di farina integrale e 20 grammi di acqua. E questa sera ci sarà da sporcarsi le mani. Allora, vado a annusare. Ora comincia a prendere un po' di odore di lievito, ma non forte, un po' odore di spirito. La crosticina è fine. Un po' il dentro. Sì. Sembra bello, così a occhio sembra bello. Facciamo quello che facciamo sempre. Aggiungiamo l'acqua. Stavolta non lo vado a fruzzicare, la lascio un po' fermo 5 minuti e poi vado ad amalgamare il tutto. Adesso li faccio prendere tutta l'acqua, li faccio sciogliere bene la crosticina. Pure pulisco i bordi del vasetto perché ci sono i lieviti pure qui e pure questi li faccio sciogliere un pochino. Questa sera lo devo travasare, se no corro il rischio pure che domani scappi di fuori.
C'ho una consistenza tipo quella del mascarpone, forse un po' più liquido, penso si lavorerà molto male. E qui su una spianatoia piccolina, prima di tutto lo travaso nella boule, vedendo di raccoglierne il più possibile senza fare preso tutto quello che ce la faceva a prendere e adesso vado a aggiungere la farina e poi va lavorato, andrebbe lavorato un po' a mano, ma siccome non è che sono bravissimo a fare questa roba qui con degli impasti abbastanza liquidi, questo è veramente appiccicoso. Questo è il momento più difficile per la preparazione di questo lievito. E gli devo far prendere tutta la farina e in più lo dovrei pure girare un po' sulla spianatoia. Stasera si sporca per forza, ragazzi. Ora ci sono quelli fornai bravi che loro ce la fanno a impastare anche impasti così appiccicosi senza praticamente sporcarsi, forse ci provo anch'io a fare il fornaio bravo al massimo. Non sono né bravo né fornaio, anche se è una cosa che veramente mi piace tanto, il discorso della farina e dell'acqua. Scusate, ho dato un calcio alle telecamere in tutte le sue manifestazioni, sia lievita sia secca. E pensavo peggio. Sembra che viene. Allora, ora faccio una specie di palletta. E questa spatolina qui si chiama tarocco per i curiosi. Ripulisco un po' la spianatoia, guardate, a lisciarla un pochino, dargli una piega o anche due pieghe, per far incazzare un po' i batteri.
Ora si incide, qui si fa una croce con un coltello affilato, più o meno affilato, insomma questo, abbastanza affilato. E questa per i motivi pratici non ce n'ha una cosa più, una preghiera agli dèi degli impasti. Lo vado a mettere in un vasetto più grande. Fatto un po' un troiaio comunque. Ecco. Vado a aggiungere un po' con la mia lecca pentola. Dare una ripulita intorno, forse è meglio se mi metto qui che vedete meglio. Questa volta, siccome io una garza grossa non ce l'ho, lo vado a chiudere con un fazzoletto di cotone e ci avrò un altro rinfresco anche domani. Quindi lo faccio riposare al solito posto e ci vediamo domani. Questa sera siamo al penultimo rinfresco prima che il nostro lievito entri in frigorifero. Anche stavolta qui sarà a bassa idratazione, 25 grammi d'acqua e 50 grammi di farina zero e 15 grammi di farina integrale. E dovrebbe essere piuttosto facile da lavorare. Questa sera andiamo un po' più di fretta. Aggiungiamo l'acqua per prima come al solito per far scoppiare tutte le bolle. E penso, come avrete notato rispetto a ieri sera, la massa è cresciuta. È raddoppiata circa e ho fatto degli alveoli molto più grossi. L'odore. Sa di lievito, insomma. Ha preso un pochino di acidità rispetto a ieri. Sa un pochino più di aceto, però questa procedura qui di sciogliere la massa con l'acqua ha come scopo pure quella di addolcire un pochino questa reazione e di avere un lievito meno acido. E comunque la prova, se è riuscito o no, sarà alla panificazione, sia come gonfia il pane, sia il sapore, che deve sapere di buono. Il pane fatto con lievito madre non deve sapere di acido, anche se questo, insomma, è un lievito piuttosto giovane. Per avere un buon prodotto bisogna avere dei lieviti un pochino più stagionati. Qui cerco di portarne via più che posso, però ecco un po' dentro il barattolo.
ci resterà sempre questa. Non si può scappare. L'ho usato per mettere la farina dentro la ciotolina, ma non è che ci serve. Andiamo a amalgamare bene tutta la farina. Quando l'ha presa tutta, lo lavoriamo un po' nella spianatoia e lo rimettiamo nel vaso. E questo è l'ultimo rinfresco che fa questo lievito qui fuori dal frigo. Poi ce ne sarà un altro domani, dove ci avrà un'idratazione maggiore. E poi da quel punto in poi ci saranno solamente rinfreschi di mantenimento. Questo è piuttosto duro come impasto. Si appiccica poco, si può lavorare bene pure con le mani. Ora non serve neanche, basta che prenda tutta la farina, possiamo dire che l'impasto è pronto. Col tarocco a raschiare la spianatura. Ora c'ha una consistenza tipo quella della pasta fatta in casa, piuttosto duro. Ora vado a incidere, fare la nostra croce, la nostra preghiera agli dèi degli impasti. Riporre nel vasetto, lo schiaccio un po' e la croce non serve a niente comunque, non ha nessun fine pratico. E questo vi anticipo che tutte le lavorazioni che faremo prossimamente avverranno dentro il vaso e andremo pure a rimettere il coperchio stavolta. Quindi ci vediamo domani. Questo di stasera è l'ultimo rinfresco che gli faremo a temperatura ambiente. Stasera gli aggiungerò 70 grammi di acqua, quindi viene molto più idratato, e 55 grammi di farina. Sono 15 grammi di farina integrale e
40 grammi di farina zero. E questa lavorazione qui la faccio tutta dentro il vaso, sperando che non trabocchi. Comunque ecco, gli do un'occhiata tante volte. Traboccasse, andrò a togliere un po'. Ora faccio arrivare l'acqua dappertutto e lo lascio un po' in bagno perché è abbastanza duro. Adesso che si è sciolto l'impasto aggiungo la farina. Amalgamo il tutto fino a che non comincia a filare l'impasto. Questa aggiunta di acqua prima di fare tutto serve pure per stemperare un po' l'acidità del nostro lievito, perché come composizione sarebbe un impasto acido questo qui. Non c'è bisogno di essere super puliti con l'interno del vasetto, ora do un pochino, poi una sgrossata vicino a dove va la guarnizione, perché almeno si chiude meglio. Quello di stasera è perso un pezzo di leccapentola. Un impasto molto morbido. Ecco fatto. Questo impasto qui ora va tenuto prima di metterlo in frigo 2 ore circa con il tappo a questa maniera, che rincomincia a partire un po' e poi finirà di maturare in frigo. Dopo questa fase ci vedremo fra 3-4 giorni, che faremo il rinfresco di mantenimento e staccheremo il pezzo che ci serve per panificare per la prima volta. Questo è un momento importante perché gli vado a fare sia il primo rinfresco di conservazione, sia vado a togliere il pane, il lievito che mi serve per fare la prima panificazione. Ora per fare questo rinfresco qui devo pesare quanto lievito c'ho e devo aggiungere uguale peso di farina quanto è il peso del lievito. Devo fare la tara. Questo l'ho tolto dal frigo 2 ore fa circa e
Deve. Fare il primo rinfresco. Ora cerco di toglierne il più possibile dal vaso. Essendo una cosa non scientifica. Qui sono arrivato per farla più semplice, insomma. Grammi di lievito madre, e per fare questo rinfresco qui mi serviranno 300 grammi della farina che ho usato finora, e a questa aggiungerò, anzi parto con un cucchiaio di farina integrale e poi il resto per arrivare a 300 grammi di farina zero, e poi da 150 a 300 grammi di acqua. Io aggiungerò 150 grammi di acqua, cioè l'idratazione minima per questo lievito qui. E laverò il vaso. Userò un vaso qui. Una cosa importante: prima di farci il pane va sempre rinfrescato il lievito, e quando lo rinfrescate tenete da parte, cioè prendete la parte che vi serve per panificare e mettete via il resto. E con l'idratazione al 50% noi possiamo rinfrescare una volta ogni settimana, poi quando il lievito è più maturo anche una volta ogni 15 giorni. Però ecco, viene da sé che noi più lo usiamo, più panifichiamo con questo lievito qui, e più il lievito viene buono perché viene rinfrescato più spesso. Ora rifaccio la tara, e a questo impasto qui, questo che ho tirato fuori dal vaso, vado ad aggiungere 150 grammi di acqua e lo vado a sciogliere bene, e poi aggiungo la farina. E aggiungendo prima l'acqua della farina, e non aggiungendo tutto insieme, noi andiamo a addolcire il nostro lievito, che in questo momento c'ha un odore un po' acetoso, ma non molto comunque. Vado a girare bene fino a che non si scioglie tutto, e fare questo bagnetto all'impasto l'aiuta a togliere un po' di acidità apposta. Se uno panifica spesso, più lo usa e meglio gli viene il pane con questa roba qui. Ora ha raggiunto una consistenza tipo quella dello yogurt. Lo sciolgo per bene. Chiudo la tara. Adesso vado ad aggiungere un cucchiaio colmo di farina integrale,
che sono 30 grammi circa. E poi il resto deve arrivare a 300 grammi. Di farina zero. Poi se sono 301 grammi o 305 non importa, voglio dire. Adesso vado a amalgamare il tutto. Qui ho 739 grammi di impasto e di questi ne leverò da parte 200 grammi, 250 grammi. Questo è quello che userò per andare a panificare, sono 254 grammi, facciamo conto 250. E bene, questo video sul lievito madre è finito. E come ultima prova ci sarà quella lì di panificazione, se ripiglia a me un attimo. Io vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video che verrà girato molto presto. Ciao a tutti da Strambo.